Allora, buonasera a tutti. Siccome siamo in una situazione molto particolare che vengo a spiegarvi tra un attimo, datemi assolutamente un cenno a tutte le persone che sono collegate, se si vede e se si sente bene. Siamo presso la scuola agraria del Parco di Monza, a Monza. Ospiti della scuola agraria perché sono venuto a frequentare un corso un po' particolare che tra un attimo anche vi dirò. So che quando alzo la luminosità del computer che ho qua di fronte la vedete riflessa nei miei occhiali. Perdonate questa luce e questa location un po' strana, questo che vedete alle mie spalle. E fatemi sapere, benissimo, Manuel Narducci, sì, si vede, si sente ok. È andata. Allora, prima di iniziare, prima di raccontarvi perché sono qua, un po' di saluti di rito. Tra le altre cose, Carmelo Scannella, che è arrivato a scrivere il primo commento questa sera. Carmelo, per te ci sarà un premio. Manda un'email, nella quale ovviamente ti possiamo riconoscere come Carmelo, a drgreen@besprato.com. Allora, saluto ovviamente Carmelo, Orazio Gullino, Giovanni Montagnani, Roberto Zanini, ciao Roberto, Orazio Gullino, ciao Orazio, Manuel Narducci, buonasera anche a te, Alex Wash, Car Detailing, di cosa si parlerà stasera? È ben scritto Ale nel titolo di questo video, parleremo dei lavori, scusate, di maggio nel Prato. Scusate, stasera ho la voce un po' così. Giuseppe Filippi, ciao Fabrizio Torchio, Aldo Pisano, oggi 10 gradi. Aldo, qui le temperature sono un po' alzate. Riccardo Soccol, Adriana J, arrivano già alcune domande. Silvano Tonioli, buonasera Giovanni Calandro, Alessio Guerra, Walter Petricola, bene bene, arrivano già le domande. Caddi Alin, Giovanni Calabro, Francesco Bongiove, Simone, buonasera Simone, il Viti. Non poteva mancare, siete arrivati numerosissimi, non riesco a salutarvi tutti. Claudio Capuano, Vincenzo Balsamo, Walter Petricola, Luca Zambon, Keddy Alin, Riccardo Soccol, Anto Cas, Lorenzo Ravaglia, Domenico Danna, Flavio Faustini, Lorenzo Ravaglia, Fabiano Picco, Gianni S., Stena Riz. Questa sera veramente numerosissimi. Allora, due parole per dire, allora, prima cosa, non mi posso esimermi, vedete qui alla mia destra, me lo porto sempre con me, il nuovo libro di Besprato, Filo d'erba, il metodo Besprato per avere un bel prato, un libro che ho personalmente scritto, vi ho inserito nel link nella descrizione come acquistarlo, ma soprattutto ci tenevo a farvi vedere questo e a dirvi questo, ad invitarvi tutti quanti, sabato 1 giugno. Alle ore 18:30, presso il giardino di Parco Rota, San Vito al Tagliamento, la presentazione ufficiale del libro A filo d'erba il metodo Besprato per avere un bel prato. L'evento si svolgerà nell'ambito della manifestazione Piazza in Fiore 2019, una bellissima manifestazione in cui ci sono eventi, mostre, musica dal vivo ed anche chioschi enogastronomici. Torniamo col mio faccione in diretta per dirvi che, l'ho già anticipato ieri, mi ha dato conferma della presenza, sono molto onorato che quella sera lì condurrà la serata, mi intervisterà, faremo un po' di chiacchiericcio assieme. Valentina Gasparette, responsabile, una delle curatrici di Pordenone Legge, l'incontro del libro con gli autori, la manifestazione più grande d'Italia di incontro con gli autori, che ha dato la sua disponibilità ad essere presente. Altra persona che sarà presente, un amico, ma soprattutto un bravissimo cantautore, reduce dalla sua presentazione del suo nuovo album, un cantautore che gira al mondo, Mick, sarà presente quella sera perché allieterà, sarà un po' una sorpresa, una serata per stare un po' assieme anche e divertirsi un po', allieterà la serata, suonerà un po' prima, farà un tappeto musicale sotto e concluderà con qualche canzoncina sua. L'evento, non preoccupatevi, avverrà anche in caso di pioggia perché ci trasferiremo dal Parco Rota nel vicino Palazzo Rota, un luogo meraviglioso. Abbiamo postato nell'evento che vi ho lasciato nella descrizione di questa diretta, quindi iscrivetevi all'evento di Facebook, fatelo circolare e soprattutto chi può, chi non deve fare troppa strada, venite e accorrete numerosi.
Allora, detto questo, vedo che già sono arrivate le altre persone, dove è arrivato Stenariz, Rossano Treccani, ciao, Mecerect e Roberto Cagnan. Allora, 5 minuti li abbiamo passati, credo che possiamo dare il via alle danze. Bevo un goccio, scusate, non bisognerebbe farlo in diretta, ma sono andato a fare una passeggiata nel parco di Monza, c'era un po' d'aria e ho la voce un po' così. Allora, diretta su cosa verte? Verte sulla guida ai lavori di maggio. Allora, maggio è un mese fondamentale, un mese importantissimo. Ovviamente me lo sentite ripetere per ogni mese, però cerchiamo di capire assieme perché maggio è un mese così importante e non ci vuole molto a capirlo. È un mese di transizione. Alcuni di voi potrebbero dire che per questo è un mese che può essere lasciato stare. In realtà, proprio perché è un mese di transizione, o meglio, dovrebbe essere un mese di transizione, perché purtroppo la primavera quest'anno sta facendo degli scherzi incredibili. Ieri, oggi fa ancora molto freddo, le germinazioni sono bloccate, l'estate si vede ancora col binocolo, le temperature tardo primaverili faticano ad arrivare. Però questo non ci deve esimere dal fare le lavorazioni di maggio. In particolare, alcune di queste lavorazioni sono completamente scollegate agli andamenti climatici. Ovviamente, se dovremmo affrontare, e ne parleremo dopo, le semine e le risemine come ultimo punto, ovviamente dobbiamo prendere in considerazione alcuni fattori. Sicuramente in un mese come maggio, quello che è iniziato, cioè un maggio come quello che è iniziato, diavolo, ci permette veramente di fare molte delle lavorazioni che ad esempio ci eravamo dimenticati di fare, o comunque siamo ancora in tempo, ad esempio, di fare le semine e le risemine. Ovviamente sul capitolo semine e risemine vi invito, vi prego, di iscrivervi alla newsletter. Mercoledì verrà spedita proprio una newsletter dedicata per rispondere alle decine di mail che mi arrivano relativamente con la semplice domanda: ma posso ancora, vista la stagione ancora fredda, visto l'aprile così freddo, visto la primavera che tarda, posso ancora seminare il prato? È una cosa che possiamo ancora fare? Posso ancora riseminare il prato? Posso ancora arieggiare il prato? Non vi anticipo nulla, ovviamente la risposta è sì, ma ci sono delle variabili, ci sono dei punti sui quali porre particolare attenzione. Di questi punti, di queste cose, ne parleremo nella newsletter di mercoledì. Quindi andate in www.besprato.com, scorrete tutta la pagina e in basso sulla destra, per chi non fosse già iscritto, iscrivetevi alla newsletter. Allora, dicevo, maggio è un mese molto importante, è un mese di transizione e dovrebbe essere il mese che anticipa l'estate. Sono due, se dovessi semplificare, le parole chiavi, lo dicevo anche ieri sulla mini diretta su Facebook, le parole chiavi che vanno a definire questo particolare mese per quanto riguarda il tappeto erboso. Da una parte concimazione potassica e dall'altra parte prevenzione. Utilizzo il termine prevenzione, non prevenzione delle patologie, perché come vedremo, con maggio si inizia ad affrontare la prevenzione anche di altri tipi di fenomeni tipicamente estivi. Maggio è un mese che anticipa l'estate, anche se adesso sembrerebbe più un mese che anticipa la primavera. Ma sono quasi certo che nelle prossime 3 settimane ci saranno notevoli cambiamenti climatici e probabilmente la prima parte di giugno sarà o potrà essere delle settimane particolarmente calde. Ad ogni modo, l'estate in sé, quindi giugno, luglio, agosto e talvolta una parte di settembre, dobbiamo capire, dobbiamo tenere sempre a mente che sono i mesi, i 3-4 mesi, che metteranno e che mettono il tappeto erboso nelle condizioni più critiche possibili, proprio perché si verificano tutte le coincidenze più complicate da gestire. Il caldo, la mancanza magari di irrigazione, le alte temperature, i colpi di calore, da una parte. Dall'altra parte abbiamo l'estate che si avvicina con
tutte le problematicità legate all'arrivo delle infestanti più aggressive, le infestanti annuali estive. Abbiamo le patologie fungine che fanno capolino, e quelle che fanno capolino in estate sono in assoluto quelle più pericolose. Chi tra di voi ci segue ormai da diversi mesi o da anni sa che giugno, luglio, agosto rappresentano il top di criticità, di pericolo relativamente ad esempio a patologie come la Rhizoctonia solani, dollar spot, pitium, ok? Quindi il pitium in assoluto lo conosciamo per essere la patologia in assoluto, scusate la ripetizione, più pericolosa, capace di devastare il prato in pochissime ore, mi verrebbe da dire, perché in alcuni casi di attacco di pitium, il pitium è capace di rovinare in 24-48 ore ampie zone di prato che poi, essendo una malattia di tipo non solo fogliare ma fogliare radicale, comporta la morte della pianta, e quindi ci dovremo poi sorbire per tutta l'estate un prato secco che dovremo andare per forza di cose a seminare o a riseminare. Ecco che allora il discorso della prevenzione inizia a avere un grandissimo senso. E proprio oggi, nel corso che sto frequentando alla scuola agraria del Parco di Monza, abbiamo parlato di come come le strategie in realtà più efficaci siano quelle non che vanno a curare il prato, ma proprio quelle che vanno a prevenire, ok? A creare le condizioni. Ma la vera prevenzione quindi non va ad attaccare quelli che sono i sintomi, ma lavora proprio prima. E così vi svelo, insomma, vi racconto anche perché oggi sono venuto qui. Oggi sono alla scuola agraria del Parco di Monza, non a studiare tappeto erboso, sto frequentando un corso con uno, secondo me, degli agrotecnici più bravi oggi in Italia, specializzati nell'agricoltura biologica. E voi vi chiederete: ma Fabio, che ci azzecca l'agricoltura biologica con il tappeto erboso? Ci azzecca. Dovete sapere che oggi le tecniche più interessanti da un punto di vista della prevenzione e quindi della creazione dei sistemi agrotecnici più evoluti per il contrasto delle patologie, per il superamento di questi problemi, arrivano dal settore orticolo, neanche quello della grande agricoltura quanto del settore orticolo. E per cui sono venuto a frequentare un corso di approfondimento di 3 giorni teorico-pratico sull'orto professionale. Sì, avete sentito bene, l'orto professionale. E tra l'altro oggi che abbiamo affrontato le tecniche, le modalità di lavorazione e di concezione strategica della strutturazione di un terreno dedicato all'orticoltura, ci sono delle analogie con il tappeto erboso e con le cose che vi racconto, che vi sto raccontando in queste dirette, veramente pazzesche. Sono molto contento di quello che ho ascoltato, mi ha rincuorato molto su tutti i discorsi che stiamo facendo e su tutte le considerazioni che stiamo facendo. Dovete pensare che purtroppo, o meglio, il tenere, l'avere un prato sano e bello e forte tutto l'anno in realtà è quasi fare una monocultura, lasciatemi il termine, intensiva, nella quale cerchiamo di approcciare nella maniera il più possibile naturale, con tutti i rischi che questo ha. Capite allora che la prevenzione effettivamente gioca un ruolo fondamentale oggi per riuscire a mantenere in ottica sostenibile la nostra passione. Dicevo, maggio è il mese che anticipa la stagione più pericolosa per le patologie fungine, ma anche è la stagione nella quale possiamo gettare le basi per il contrasto dell'altro grande problema, rischio che può avere il tappeto erboso relativamente alle problematicità legate agli insetti dannosi. È un capitolo che molto spesso viene trascurato, quello degli insetti, non lo so perché. In realtà non avete idea di quante volte anche nelle pagine Facebook e nei forum si parla di patologie fungine a luglio, quando in realtà non sono patologie fungine ma sono i danni
degli insetti dannosi che vanno a depositare le larve nel sottosuolo, parliamo delle notue, parliamo dei coleotteri, lepidotteri, maggiolini, le cui larve, lo stato larvale viene incubato, diciamo così, nel sottosuolo prima che l'organismo si sviluppi nella sua forma adulta, qualunque essa sia, si sviluppa lo strato larvale sotto, diciamo a 6-7 cm di profondità dalla superficie. Queste larve, alcune di queste larve sono ghiottissime di radici dell'erba, per cui si nutrono di questa. Cosa fanno? Vanno a mangiare durante i mesi di giugno e di luglio l'apparato radicale, e noi cosa notiamo in superficie? Una malattia fungina. Ci sembra che il prato si inizi a seccare, delle zone più o meno circolari ma comunque condensate. Dovete sapere che una delle caratteristiche che fa individuare a colpo d'occhio una patologia fungina è che quasi sempre ha uno sviluppo che nello stato iniziale è un cerchio. Non chiedetemi perché, ma questa è la natura. Si sviluppa su dei cerchi molto piccoli nei quali nelle prime manifestazioni c'è sempre una presenza di micelio, di filamenti, di lanugini, generalmente di tipo bianco, bianco-rossastro o comunque di questo tipo. Quando poi le patologie fungine iniziano ad espandersi, ecco che le forme diventano un po' più irregolari, proprio perché i focolai si vanno ad unire uno con l'altro e creano delle zone un po' poco uniformi, comunque localizzate ma non perfettamente tonde. E molto spesso i danni in realtà da insetti, da larve di insetti, vengono scambiati per patologie fungine, e quindi vedo i consigli nei forum o comunque nelle pagine, nei gruppi di Facebook, in cui anche bravissimi agronomi, perché non è facile se non si è lì presenti nel prato. Qualche volta io stesso ho fatto degli errori, ho diagnosticato una patologia fungina quando in realtà era tutt'altra cosa. Alcune volte sono stati anche eclatanti i miei errori, ma il motivo di questi errori è perché per diagnosticare veramente cosa sta succedendo in quel prato bisognerebbe avere il naso lì, addirittura toccare. Io molto spesso voglio toccare le zone che sono sotto attacco fungino ipotetico, guardare da vicino la foglia d'erba, vedere se il terreno è compatto, conoscere la storia di questo prato, le concimazioni che ha subito, eccetera eccetera eccetera. La diagnosi fatta da distanza è sempre complicatissima e molto spesso porta le persone, porta anche gli agronomi, anche i tecnici, a dare dei suggerimenti, di dire vabbè, ci metto una pezza, questo mi chiede un consiglio, gli faccio dare un propiconazolo piuttosto che un proroclaz a dosaggio da cavallo. Se è una patologia fungina, bene, se non lo è, amen. Ma non è la soluzione, anche perché sono sostanze potenzialmente estremamente tossiche, sicuramente tossiche e nocive per tutto l'ecosistema che poi sorregge il tappeto erboso. Perché dobbiamo pensare che tutti i discorsi che vi ho fatto, che abbiamo fatto durante la stagione tardo invernale, inizio primavera, anche se l'inizio di primavera è un po' un eufemismo, dicevo, tutti i discorsi sulla fertilità possono essere messi a repentaglio da un utilizzo inappropriato di, ad esempio, prodotti fitosanitari, che oltre ad uccidere i patogeni vanno anche ad uccidere la microflora, la microfauna, scusate, buona, ok? E dicevo che il problema degli insetti molto spesso viene confuso con le patologie fungine. C'è una piccola prova che molto spesso, anzi, che io faccio fare quando mi arrivano delle fotografie di un prato estremamente rovinato, che non si capisce bene, dico alla persona: prova a strappare l'erba, perché nel caso di patologie, di avversità derivanti da insetti, larve di insetti che mangiano la struttura radicale, noi afferriamo il prato e proprio si sollevano le zolle.
Tra l'altro, questo tipo di problema, le avversità degli insetti, sono pericolosissime in quelle zone, in alcune zone del nord Italia, e non solo del nord Italia, ma anche del centro, in cui ci sono i cinghiali selvatici che arrivano, che si nutrono di queste larve e che quindi vengono, insieme anche ai corvi, alle cornacchie, a uccelli che si cibano di larve, vengono a devastare, proprio fanno i buchi e rovinano tutte quante le zolle che già sono senza radici. Quindi non voglio fare degli allarmismi più di quello che poi in realtà si manifesta il problema, però sono cose da sapere e sono cose sulle quali fino a qualche anno fa, fino a che tutta la tecnologia o tutta la ricerca scientifica, biologica, biodinamica nelle culture orticole si trasferisse al tappeto erboso, non c'erano delle possibilità di lavorare. Oggi, grazie proprio ad alcuni prodotti che sono prodotti, ripeto, completamente naturali, che si basano fondamentalmente sul contrasto, sull'antagonismo microbico e degli organismi predatori che occupano gli spazi, eccetera, eccetera, tra un attimo entreremo nel dettaglio, ecco che riusciamo ad avere tutto quanto il quadro sotto controllo. Quindi capite che quando diciamo maggio è un mese interlocutorio, stiamo completamente sbagliando. Semmai è l'ultimo mese nel quale possiamo veramente iniziare tutta la preparazione, perché poi pensare di fare gli antagonismi alle patologie, gli antagonismi agli insetti, l'irrobustimento contro i problemi del forte caldo, farlo a giugno, luglio, quando i problemi sono già quasi presenti, è molto complicato. Tenete sempre a mente il discorso delle 4-5 settimane, ok? Affinché una metodologia preventiva inizi ad entrare nella sua fase di potenza, di espressione massima, c'è bisogno di 30 giorni, di 4 settimane, 5 settimane, ok? Quindi non possiamo pensare di arrivare lì e fare subito tutte quante le nostre lavorazioni. Bene, fatto questo lunghissimo prologo, entriamo nel dettaglio di punto per punto, seguendo un po' lo schema che abbiamo spedito nella nostra newsletter la scorsa settimana, che trovate comunque a sommi capi riepilogato nell'articolo che ho linkato nella descrizione di questa diretta. Prima di affrontare punto per punto, fatemi salutare un po' di altre persone, tiro su ancora un po' la luce qua. Quanti che siamo questa sera, non vi riesco a salutare tutti. Domenico, mamma mia, Domenico, dunque Roberto Cagnan, Alberto Gianbruno, Manuel Narducci, ciao Manuel, Fabio Turchetti, Renato Zoratti, Aldo, ciao Aldo, Roberto Cagnan, Francesco Bongiovi, Moane Zaccarin, Ilir, Daniele Zanoni, Nicolas, ciao Nicolas, Daniele del Bulbelluz, ciao Grillo Talpa Aiuto, Cristian Pezzuto, ciao Cristian, Lorenzo Ravaglia, Luigi Polesella, Giuseppe Angelo, Marco Dare, IEG Channel, Giorgio Meschini, Sergio Feli, state arrivando numerosissimi. Bene, riabbasso un po' le cose, mi tolgo gli occhiali così, no, bevo un sorso d'acqua e ripartiamo. Allora, sono 10 punti, per cui 10 punti in 25 minuti, 2 minuti e mezzo per punto. Anzi, 2 minuti, perché poi dobbiamo dare spazio alle vostre domande. Allora, abbiamo detto concimazione potassica. Maggio è il mese della concimazione potassica. La concimazione potassica si fa alla fine del mese, non adesso. Adesso si prepara le condizioni, anche perché è una concimazione che è foriera dell'irrobustimento per quanto riguarda le strutture vegetali per il caldo. Il potassio agisce come un ispessore, rende più spesse le pareti vegetali. Se andate a vedere qualche diretta che ho fatto, qualche diretta di qualche lunedì fa, avete capito, spiego come l'attacco fungino sia un attacco che va a spezzare la cellula per entrare dentro le cellule vegetali e succhiare i nutrimenti. Quindi il rendere la parete cellulare più spessa è anche una maniera di contrastare le patologie fungine. In realtà in questo caso il potassio dà robustezza, turgore alla pianta,
soprattutto in previsione delle forti evapotraspirazioni che avverranno durante la stagione estiva. Della concimazione potassica ne parleremo comunque in una diretta specifica, credo lunedì prossimo o giù di lì. E qui basti sapere che si tratta di una concimazione molto importante, nella quale si utilizza un concime ad alto tenore di potassio con all'interno una parte anche di azoto che deve essere interamente a lento rilascio. Questo perché non dobbiamo dimenticare sempre che i concimi sono dei sali e con le alte temperature e il discioglimento potrebbero bruciare il tappeto erboso. Ovviamente tutto questo discorso lo faccio per coloro i quali hanno fatto la concimazione di primavera. Siamo a maggio, se non avete ancora fatto almeno una concimazione primavera con un concime azotato a lento rilascio, sappiate che state portando il prato già in una fase critica. Per cui il prato adesso inizierà a sentire carenze di azoto e la concimazione potassica non andrà a sopperire questo. Quindi, se non avete ancora fatto una concimazione primaverile, correte, fatela subito. Andate in www.bestprato.com, comprate un saccone di concime e giù concimazione. Se volete sapere che tipo di concime, vi ho lasciato poi nella descrizione di questa diretta comunque il link di approfondimento dove trovate i nomi e i cognomi dei prodotti da utilizzare. Questo per quanto riguarda il capitolo della concimazione, quindi la concimazione di maggio, se stiamo seguendo un programma di concimazione annuale, che è quello che io suggerisco sempre, è una concimazione che io suggerisco sempre, è l'unica maniera effettiva per garantire la salute del prato. Quindi in questo caso si fa la concimazione potassica quando? Fine maggio, massimo inizio di giugno. Bene, primo punto, prima lavorazione capita. Seconda lavorazione, non sono in ordine di importanza. Dopodiché queste 10 lavorazioni di cui andremo a parlare non è necessario farle tutte. Alcune sono solo delle considerazioni. Scegliete voi quale è più impellente secondo quello che avete già fatto per il vostro tappeto erboso. Io vi faccio la carrellata. Dopodiché, se volete dei consulti specifici, sapete che drgreen@bestprato.com sono a vostra disposizione. Chi ha comprato il libro, tra le altre cose, già lo vedo che lo sta utilizzando, mi arrivano decine di email ogni giorno, ha l'email dedicata solo per i possessori del libro. Pagina 14 c'è una bella email dedicata solo a quelle persone lì, giusto che non la sveli, con il quale, tra l'altro, il contatto è diretto, cioè a quell'email lì rispondo direttamente io, mentre a Dr. Green o a servizio clienti @bestprato.com rispondo io, rispondono i miei colleghi eccetera, seconda, perché arrivano vi assicuro centinaia di email. Bene, detto questo, secondo punto, andiamo via un po' più veloci perché sennò facciamo notte. Biostimolazione. Allora, all'interno della cura agronomica del prato, la biostimolazione svolge un ruolo fondamentale. Dobbiamo sempre pensare che la nostra è una coltivazione intensiva, non stiamo facendo un prato naturale, quindi siamo in una situazione critica, dobbiamo, oltre che nutrire, sostenere, detossificare, ammendare il terreno, garantire la fertilità del terreno. E la biostimolazione nel mese di maggio dipende anche dalle lavorazioni che facciamo in termini preventivi, cioè se facciamo i punti successivi. Se decidiamo di fare solo la concimazione potassica e la biostimolazione, seguendo il nostro programma, che comunque prevede più biostimolazioni durante l'anno, a maggio facciamo una riammendatura del prato, cioè andiamo a dare di nuovo della sostanza organica nobile, catena corta, acidi umici e acidi fulvici, sono gli stessi che abbiamo dato o durante l'inverno o a febbraio, inizio marzo, e servono a garantire la biodiversità del terreno. Sappiate che la disponibilità di azoto, di nutrimenti, la stessa disponibilità di tutti i nutrimenti all'interno del terreno è garantita dalla presenza di batteri e microbi, decompositori del feltro, decompositori della sostanza organica, dell'humus, dell'umina che viene trasformata in azoto ureico, ammoniacale, nitrico e poi assimilato. Se un terreno non ha fertilità, è un terreno nel quale il tappeto erboso prima o poi inizia a soffrire e ad ammalarsi.
Quindi viene fatto un apporto, sono prodotti che vengono dati liquidi, pompa a spalla, e poi fatto andare l'impianto di irrigazione. Questo proprio perché il prodotto deve arrivare al terreno. Perché ho detto che se facciamo i punti successivi non c'è bisogno di dare la sostanza organica? Perché? Perché la prevenzione delle malattie, e qui entra il terzo punto, questo sì secondo me importante tanto quanto la concimazione potassica. Ecco, se dovessi fare una scaletta, obiettivamente concimazione potassica e prevenzione delle patologie, io le metterei le due cose fondamentali da fare, cioè quelle che se non le fate esponete tutto il vostro lavoro ai rischi. Patologie fungine, cosa si fa? Non si fanno trattamenti chimici. La strategia di prevenzione significa andare a cercare di garantire la massima popolazione di microrganismi antagonisti. La prevenzione delle malattie da quest'anno si sviluppa su due piani. Il primo piano è quello dell'antagonismo, vengono fatti degli inoculi di microrganismi antagonisti che vanno a predare, ad occupare gli spazi, cosiddette micorrize e tricoderma, e dall'altra parte vengono utilizzati invece degli induttori di resistenza. Abbiamo imparato a conoscere gli induttori di resistenza la volta scorsa con la guida ai lavori di aprile, con alcune dirette che abbiamo fatto. Questi sono i due piani di lavoro. Adesso non entrerò nel dettaglio, ma vi do alcune indicazioni molto concrete, perché sull'induzione di resistenza e sul contrasto delle patologie fungine anche qui dedicheremo una puntata specifica di approfondimento. Oggi tocchiamo un po' tutte quante le cose, giusto perché voi le possiate poi programmare durante il mese di maggio. L'inoculo di tricoderma, la somministrazione di tricoderma viene fatta aggiungendo degli acidi umici. Ecco perché dico che la biostimolazione si può evitare di fare, perché noi con un unico trattamento possiamo fare un po' di biostimolazione, dare il tricoderma, aggiungere magari, aggiungo io, un po' di agente umettante per far sì che questi prodotti raggiungano in profondità il terreno. Ecco che con un unico trattamento, fatto magari con una pompa a spalla adeguata, un carrellino con la barra a batteria, non a batteria, dotatevi di questi piccoli strumenti. Sì, è un investimento, costano un po'. Dicevo, abbiamo faticato, ho girato fiere su fiere per riuscire a trovare dei prodotti interessanti. Abbiamo trovato un prodotto della Stoker, secondo me vale la pena prendere in considerazione, ne ho parlato già l'altra volta. È un carrellino botte, tra l'altro una pompa che poi puoi mettere a spalla, che funziona a batteria, con una barra da 1,5 metri, 1 metro, che fa una gittata di 1,5 metri, e quindi i trattamenti di tipo liquido sono semplicissimi da fare. Andatevela a vedere, non vi ho messo il link in descrizione perché non voglio fare il mastrotta, ma su www.besprato.com digitate Stoker o carrello irrogatore e lo trovate subito. L'altro trattamento, questo è un trattamento di tipo radicale, il tricoderma con la sostanza organica, l'agente umettante. L'altro piano di prevenzione delle patologie fungine invece è un trattamento fogliare. Volete farlo, non volete farlo, io lo consiglio perché è in grado di dare quella spinta, quell'induzione di resistenza di cui andremo in approfondimento in una diretta. In questo caso vengono utilizzati nel mese di maggio, la cosa migliore è utilizzare degli ossidi di silicio, dei prodotti contenenti degli elevati quantità di ossido di silicio, 60%, 50%, sono sempre da diluire d'acqua, in questo caso però da dare su foglia asciutta senza poi far andare l'impianto di irrigazione. Il potere dell'ossido di silicio è veramente elevatissimo nei confronti del fenomeno dell'induzione di resistenza. Inoltre aumenta la capacità della pianta di cicatrizzarsi, quindi anche questo è la pianta attaccata da un patogeno, viene bucata, la cellula viene bucata. Quindi la capacità di cicatrizzare è un fenomeno di contrasto delle patologie fungine. Ma il fenomeno dell'induzione va a toccare moltissimi aspetti, aspetti che sono legati proprio a questi fenomeni. Abbiamo parlato in una diretta fa, fenomeni di produzione di fitoalessine, di sostanze tossiche che vengono prodotte naturalmente dalla pianta, perché dandogli l'induttore di resistenza facciamo finta, gli facciamo credere, gli facciamo uno scherzetto, facciamo pensare che di essere sotto attacco di patologia. Bene, questo era il capitolo della prevenzione, vado via un po' veloce, se no non ce la facciamo ad affrontarli tutti, poi vedo qua che stanno arrivando domande su domande.
Passiamo al quarto punto, prevenzione degli insetti dannosi. Come ho detto, gli insetti dannosi fanno i danni non a marzo, non a aprile, non a maggio, iniziano da giugno. E quindi è molto importante per coloro i quali sanno che ci sono questi tipi di rischi, o comunque per tutti quelli che vogliono farli in maniera preventiva, fare degli inoculi. In questo caso, di nuovo, vengono dati degli insetticidi naturali. Cosa sono questi insetticidi? Sono dei prodotti sempre che lavorano biodinamicamente, biotticamente, biologicamente, vengono dati delle soluzioni di microrganismi che in questo caso sono veramente cattivi nei confronti delle larve. E sono tre prodotti, adesso non entro nel dettaglio, li vedremo, li approfondiremo nel queste tre famiglie di microrganismi. Qua basti sapere che vanno in profondità nel terreno, bisogna portarli in profondità nel terreno. Come vengono portati? Ecco che possiamo utilizzare o la stessa strategia del tricoderma che abbiamo visto prima, o addirittura, perché no, mescolarli. Possiamo mescolare il trattamento di prevenzione degli insetti dannosi con il trattamento di prevenzione delle patologie fungine. Quindi il tricoderma, insieme a questi preparati di metallizium, di boviera bossiana, di micorrizia, anche in questo caso, vengono mescolati assieme, gli viene messa della sostanza organica, nutritiva, non troppo acida, gli viene dato l'agente umettante, viene irrorato nel prato e viene bagnato pesantemente. La cosa importante, quando si unisce, si fa un unico trattamento di tutta sta roba qua, e non attendere troppo. Cioè non bisogna, nella soluzione di acqua, nei 10-15 litri che noi utilizziamo per disciogliere le spore, non bisogna attendere troppo tempo. In una scheda c'è scritto di attendere 30 minuti per il tricoderma, ma attenzione, tanto non serve. Quella scheda che vedete in Best Prato è frutto delle indicazioni del produttore, dei BOTOS, che noi ci dobbiamo attenere. Se però mi chiedete a me il consiglio, non serve assolutamente attivare i prodotti. Metteteli all'interno, mescolateli e dateli al prato e fateli andare nell'impianto di irrigazione. Si attivano là, non serve che vengano attivati prima. Lavorano là, anzi è meglio che arrivino sotto forma di spore un po' più sotto. Nel momento in cui li utilizziamo, mescoliamo il prodotto preventivo, i microrganismi preventivi, predatori, antagonisti degli insetti dannosi con quelli delle patologie fungine, dobbiamo in questo caso assolutamente dargli subito, perché se lasciamo nella soluzione acquosa, ecco che iniziano a darsi fastidio, ok? Anche su questo magari non voglio entrare adesso qua nel dettaglio, altrimenti dovremo aprire capitoli su capitoli e facciamo mezzanotte. Passiamo al punto successivo ed affrontiamo una delle lavorazioni che si fanno di più nel mese di maggio. Qual è? Il taglio. Abbiamo detto nella puntata scorsa, quando abbiamo parlato dei lavori di aprile, come durante il mese di aprile possiamo abbassare l'altezza di taglio ai valori minimi per quella specie di tappeto erboso. Con un maggio come questo possiamo affrontarlo con queste temperature come aprile. Siamo nel momento di massima ricrescita vegetativa, quando il prato avrà i 20, 23, 24 gradi esploderà ancora di più, quindi non abbiamo problemi. Ma maggio generalmente non è così. Maggio, potrebbe essere nella seconda parte di maggio, le temperature iniziano ad alzarsi notevolmente. Ecco che la strategia del taglio quando le temperature si alzano è quella: si alzano le temperature, si alza il taglio, ok? Di quanto? Non serve di tanto, io dico sempre un centimetro, ok? Se siete abituati a tenerlo a 5, portatelo a 6, se siete abituati a tenerlo a 4, sempre molto problematico, portatelo a 5. Vale sempre, 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 e ripeto per l'ultima volta, sempre, la regola fondamentale di non asportare mai più di un terzo dell'altezza del prato. Mi è arrivato un'email l'altro ieri di una persona che mi ha mandato una foto dicendomi: ho seminato il prato, l'ho lasciato a 18 cm e l'ho tagliato a 6 ed è tutto giallo. Non si fa, non si fa.
Ok, questo per quanto riguarda il taglio. Sul taglio volevo aprire solo una piccola parentesi perché ci è arrivata una segnalazione di un cliente di Besprato. Non voglio fare i nomi perché non glielo ho detto, o meglio, gli ho detto che avrei parlato del suo caso, ma se casomai lui è qui presente, che si citi, anzi, secondo me è presente. E il quale praticamente utilizzando anche un buon tagliaerba ha notato degli sfilacciamenti pazzeschi. Ora, lo sfilacciamento generalmente è dovuto, lo strappo e lo sfilacciamento, a un apparato di taglio che non fa il suo dovere. Ma in questa stagione i fenomeni di sfibramento, di sfilacciamento, soprattutto delle festucche e arrodinacee, sono molto frequenti. Questo perché in una stagione come questa le acquosità dei tessuti, i turgore del tessuto, i tessuti sono molto più plastici, le fibre sono molto più acquose e quindi al posto di subire un bel taglio secco, no? Pensate, un vetro se noi lo colpiamo si spezza. La plastica, un telo, se noi iniziamo a tirarlo per coso, al posto di si slabbra, si sfilaccia. Ecco, questo è un problema tipico anche di questa stagione. Come si risolve? Si risolve facendo dei tagli a mezza campana, un quarto di campana, affilando benissimo e sperando che le temperature si alzino. Capitolo irrigazione, ovviamente con una stagione come questa gli impianti di irrigazione per ora non si accendono, il consumo di acqua di un tappeto erboso durante il mese di maggio normalmente può essere anche di 30, di 35 litri al metro quadro a settimana, ok? 35 mm. Quando vi do questi numeri, qualcuno di voi dice: sì, ma cosa vuol dire? Quanti minuti? Che cosa vuol dire questa roba qua? Quanto devo tenere aperto l'impianto di irrigazione? Non c'è una risposta. Andate su Besprato, www.besprato.com, scrivete pluviometro, acquistate un pluviometro, costa 4 euro, 3 euro, 5 euro. Tra l'altro è un bel pluviometro, sono disegnato io la scritta www.besprato.com, così vi ricordate di me. Ne prendete due, li piazzate nel prato e misurate la quantità d'acqua. Tra l'altro è una bellissima maniera per capire in quella settimana lì, quando arrivano i temporali, se dobbiamo o non dobbiamo irrigare. Perché quando arriva un temporale violento che scarica in un giorno 40 mm di acqua, noi in una stagione così fresca siamo a posto per 10 giorni, per 2 settimane. Ok? Quindi sappiamo anche addirittura che adesso i terreni si stanno caricando notevolmente di acqua e che molto probabilmente nella stagione estiva ci sarà un grandissimo rischio di patologie fungine. Ricordatevi quello che vi ho detto qui, non sto gufando, sto raccontando l'evidenza. I terreni si stanno caricando tantissimo di acqua. Si stanno caricando tanto di acqua. Quando le temperature inizieranno a sollevarsi, ecco che l'acqua in profondità per evapotraspirazione renderà umida tutta la parte superficiale e l'umidità è uno dei fattori principali di insorgenza delle patologie fungine. Andiamo avanti un po' più veloci, se no qua non finiamo più. Gestione del feltro, settimo punto di lavoro. Anche se le temperature lo permetterebbero, anche se la gestione del prato è ancora possibile, io sconsiglio di fare la rimozione del feltro durante il mese di maggio. Un po' perché non sappiamo nelle prossime 4 settimane cosa succede, magari si innalzano le temperature. Dovete sapere che non abbiamo ancora seminato il prato di Besprato, perché voglio seminarlo nel periodo peggiore. Sto aspettando che arrivi il caldo per farvi vedere le problematicità. Quanto bravo sono? Ok. Allora, per quanto riguarda le infestanti, come ho detto, adesso stanno incubando le infestanti più cattive, le infestanti, cioè le infestanti estive. Parliamo quindi che adesso stanno germinando, tra un po' germineranno, inizieranno lo sviluppo, Digitaria, Settaria, Pabio, Euphorbia, eccetera. Nostro compito qual è? Per questo si iniziano ad alzare
le altezze di taglio e non far trovare spazio e mettere in ombra le possibili infestanti che iniziano a crescere. Anche le infestanti sono piante erbacee, traggono nutrimento dal terreno, riescono a produrre energia solo attraverso la luce. Quindi se noi rendiamo il tappeto erboso fitto e alto, le infestanti avranno molto meno capacità di sopravvivenza. Punto numero 9, e abbiamo quasi terminato, anzi abbiamo terminato perché il punto numero 10 l'ho già affrontato prima. Punto numero 9 è il terreno. E a parte il discorso della ammendatura di cui abbiamo parlato all'inizio, sul terreno non si fanno lavorazioni, le sabbiature, le bucature, questo tipo di operazioni che sono invasive per la struttura del prato, a meno che voi non siate pazzi come il sottoscritto di andare a seminare quando fa caldo, non si fanno. Concludiamo con il capitolo delle semine e delle risemine. Anticipo qualche domanda o anticipo anche un po' gli approfondimenti che faremo nella newsletter. Si possono fare le semine, le risemine? Sì, si possono sempre fare le semine e le risemine del prato. È chiaro che più ci spostiamo verso il periodo critico infestanti caldo, più i rischi che al primo taglio il nostro prato non sia come lo desideravamo e ci obblighi poi a settembre una risemina, è quello che vorrei fare con il prato di Bertato, cioè fare una semina in un periodo svantaggiosissimo, non utilizzare diserbi di tipo chimico, portare un prato infestato a un'estirpazione manuale e a una risemina dopo la stagione estiva. Vedremo se riuscirò a creare il danno perfetto. Oh, mamma mia. Bene, con questo concluso, lasciatemi solo dire che ovviamente sottovalutare l'importanza dei lavori di maggio è la maniera migliore per crearsi i problemi a giugno, luglio, agosto. Nella descrizione di questa diretta trovate un po' un riepilogo, che un po' è questo malloppetto qua che avevo fatto, che mi è ottenuto come traccia, e adesso noto la quantità veramente significativa di domande. Impieghiamo l'ultimo quarto d'ora proprio a rispondere alle vostre domande, perché poi sono stanco e vado a dormire. Allora, arriviamo subito al dunque. Tiro su, scusate la luminosità dello schermo, vedrete un po' di riflesso blu nel coso. Riccardo Soccol, prima domanda. Fatto la risemina 5 giorni fa, ma con questo freddo non è cresciuto ancora niente. Normalissimo, Riccardo. Tenere costantemente umido e andare avanti. Ciao Fabio, Walter Petricola. Piogge e temperature basse e costanti, ti chiedo se anche durante il mese di bacio posso effettuare la semina del mio prato. Ti ho già risposto. Giovanni Calabro, sono disperato per la ruggine, qui in nord Italia piove, fa freddo. Pensate che a 30 km qui la domenica ha nevicato, non abbiamo visto un fiocco di neve in tutto l'inverno. Sì Giovanni, sono situazioni un po' particolari, ok? Ok Simone, grazie dei complimenti ragazzi. Ben ritrovato anche a te Lorenzo. Rossano, ciao Fabio, ho fatto 3 semine a fine marzo, ho dato un concime starter BioStar, ottima scelta Rossano. A fine aprile ho dato Slow Green, quando posso dare Summer Kay? Fine aprile, allora lo Slow Green dura, quindi Summer Kay potresti posticiparlo un po'. Tra l'altro Slow Green comunque ha del potassio, quindi potresti fare con la prima o la seconda settimana di giugno. Manuel Narducci, dovevo seminare venerdì ma ha piovuto 35 mm, bene, il terreno si è caricato di acqua. Questa mattina 6 gradi, devo abbandonare seminare a settembre Royal Blue Plus, quando è l'ultima data utile, temo gli infestanti. Manuel, ti ho spiegato, sì, il mio consiglio e rimandare a settembre. Noi non lo faremo perché io voglio sperimentare tutto, voglio sperimentare i problemi e mi interessa questo. Se vuoi una mia personale
un'opinione, puoi tranquillamente farlo. Devi fare così, lo spiegheremo nella newsletter di mercoledì, fare assolutamente la falsa semina, magari anche una volta più, una tripla falsa semina, utilizzare il terriccio, ok? Non interrare Royal Blue Plus, mantenere bene umido, non bagnare più del dovuto e utilizzare il concime starter. Okay. Tra l'altro il Royal Blue Plus, secondo me, io il Royal Blue Plus 4 stagioni fa l'ho seminato a giugno, ti dirò, ad agosto non era un bel prato, c'era il foglia larga, ok, poi uno utilizza il Dicotex, l'altro no. Allora, Aldo Pisano, Fabio, posso distribuire il Defender abbinato? Assolutamente sì, Aldo. Francesco Bongiovi, Fabio, 3 giorni fa ho allietato il mio tappeto erboso con Summer Key in modo da essere in tempo con il caldo che da noi arriva già a giugno. Ho fatto bene o troppo presto? Allora, premetto che non so da dove sei. Sei un po' presto, ma dipende da quando arriverà il caldo. Manuel Zaccarin, buonasera a tutti dal piovoso pordenonese. Bene, siamo conterranei. Va bene, attendiamo. Lorenzo Ravaglia, Fabio, un'ultima risemina inizio prossima settimana per infittirlo bene, concimato con un alto tenore di azoto secondo il tuo consiglio, e micorrize, cosa mi consigli tra i tuoi prodotti per rimverdirlo? Allora, sei concimato con l'azoto, fermati così, non hai muschio, io non farei altro, farei semplicemente una concimazione potassica a fine micorrize, sì, a fine maggio. Giorgio Meschini, buonasera a tutti, fatto la risemina una settimana fa con Royal Blue, non si vede ancora niente, è caso di riseminare? No Giorgio, fermati, è normale, a parte che fuori dall'inverno, perché ormai siamo ancora fuori dall'inverno, il Royal Blue Plus, che sono festuche, il Royal Blue normale, che è festuca, impiega 2 settimane di tempo secco, devi mantenere costantemente umido e sperare che le temperature si alzino. Giovanni Passariello, adesso penso sia il momento di Soil Life. Soil Life è un ottimo ammendante che va bene assolutamente sempre per ridare la fertilità, puoi utilizzarlo con grandissimo risultato anche ora. Giovanni è uno dei nostri amici e frequentatori di Bestrato, veramente con un prato stupendo. Complimenti Giovanni ancora. Ale, dipende, mi chiede se è meglio dare Vigor Liquid o Always, dipende dal trattamento, se fai solo biostimolazione di Vigor Liquid, se fai trattamento di tricoderma lascia stare il Vigor Liquid oppure utilizza il Vigor Liquid assieme all'Always, comunque generalmente a maggio si utilizza il Vigor Liquid. Alessio Guerra, ho dato BioStart, uno starter il 18 aprile, non sono riuscito a concimare con Sprint N perché ho riseminato un 20% di prato. Ho effettuato la biostimolazione con Vigor Liquid e Water X, ora a fine mese do Summer Key. Assolutamente sì, AS 18.4 sì, dai Summer Key. Forse dai anche un Green Up, un po' di azoto ureico. Simone Girolimetto, Fabio, si può sostenere che lo sfalcio delle ebbre è la prima causa di malattie fungine? Come limitare le problematicità causate dal prato? Affilatura, disinfettare la lama? Allora, no, non è una causa di malattia fungina. Certo, se fai lo sfalcio la puoi, come si dice, distribuire, no? Con lo sfalcio. Quindi generalmente quando c'è una patologia bisogna stare attenti allo sfalcio. Lo sfalcio mulching è molto pericoloso, lo sfalcio con raccolta invece si può fare. Ok, sicuramente lo sfalcio, strappato crea una situazione nella quale il patogeno entra più facilmente nella pianta. Disinfettare le lame, insomma, non ha poco senso. Affilatura, assolutamente sì. Scusate qua mi è saltata, se si fosse in ritardo mi chiede Adriana, con la concimazione esattata non sarebbe meglio passare un concime a pronto effetto tipo Green Up piuttosto che Super Tough Sprint 10? Bravissima Adriana,
Sì, secondo me sì, è una buona strategia, poi magari procedere con un summer key anticipato. Ale mi scrive, io ho usato un fungicida a base di propiconazolo, hai fatto bene. Ale, cosa vuoi che ti dica? Sì, sappi che comunque nel momento in cui utilizzi fungicidi a base di propiconazolo, tutto alla prevenzione naturale se ne va a farsi benedire. No, no, sì, ma non l'avevo neanche letto. Siccome faccio quella lettura veloce, ho imparato a leggere velocemente per riuscire a e non leggo bene. E quindi salto, per me paprikazolo era propiconazolo, ma non neanche visto l'errore, Simone. Ciao Roberto, Iuriz, ciao, grazie, grazie ragazzi, complimenti. Francesco, bene, sono contento. Fabio, una domanda, parlando con i miei colleghi giardinieri, Luigi Posella, scusa Luigi, parlavano di diserbo e se ne viene fuori con l'aceto diserbo naturale, è vero. Allora, io non l'ho mai testato, ho visto alcuni video su YouTube che lo fanno vedere. Lo testeremo, Luigi. Sinceramente, credo che i quantitativi di aceto che devi mettere per fare un diserbo sono tali che poi vai ad acidificare praticamente il terreno in una maniera pazzesca, che poi induci una mancanza di fertilità. Per cui così a naso, da un punto di vista agronomico, potrebbe essere un problema. Francesco, buongiorno. Fabio, effettivamente ho stranamente notato dopo un taglio uno stress nel tappeto erboso. Approfondendo, ho notato uno sfibramento dei vessuti anche se le lame erano affilate. Pensa tu che sì, è una cosa che sta succedendo. Tra l'altro, alcuni ci hanno mandato delle email dicendo: ah, il tagliaerba non va, ah, qua, di là. In realtà temo io che il problema sia proprio questo. E ultime due domande. Posso usare Difende Protegge, mi chiede Vincenzo Balsamo, di Besprato per prevenzione dei funghi e insetti? Assolutamente sì, sono i due prodotti, Profende e Difende, che puoi mescolare assieme. Il mio consiglio è anche quello di aggiungerci un po' di Vigor Liquid, aggiungerci un po' di agente umettante, irrorare nel prato, accendere l'impianto di irrigazione se non piove per farlo arrivare in profondità. E Stefano C, e con questo grazie Giampaolo Girometta, mi fai complimenti, grazie, sempre belli. Ciao Fabio, qui domenica ha nevicato, per fortuna ancora non ho seminato, che tempo balordo. Assolutamente sì. Bene, salve, a fine aprile ho dato super tarfa, inizio giugno posso dare summer key. Guarda, regolati un po', Ale, di non fare troppe concimazioni, magari attendi metà giugno per dare summer key. Tra le altre cose, anche super tarfa ha un po' di potassio, non tantissimo. Allora, ragazzi, facciamo un riepilogo velocissimo delle cose. E poi dai, ok, rispondo solo a questa ultima. Giampaolo, quali sono i pregi e i difetti del taglio eseguito dal robot rispetto al tagliaerba a motore? Scusa se non sono a tema, non c'è problema, faremo una diretta su questo. Giampaolo, qua ti dico solo che il robot tagliaerba ha solo vantaggi. Rispetto al tagliaerba normale, secondo me fa un taglio più performante per il tappeto erboso, ma nel caso di patologie fungine, ve l'ho già detto, lo porta in giro perché fa il mulching e il primo taglio è sempre estremamente complicato. Bene, con questo concluso, però non andate via perché vi dico tre cose importantissime. La prima, iscrivetevi alla newsletter, mercoledì parliamo delle semine, delle risemine di maggio, si possono fare, non si possono ancora fare. Magari non vi è utile per questa stagione, ma vi è utile per la prossima stagione. Daremo delle indicazioni molto concrete. Ho quasi terminato il nuovo articolo, domani lo pubblicherò nel blog e mercoledì verrà fuori una newsletter. Vi ricordo, ovviamente, il bambino qua alla mia destra ha
a filo d'erba, il metodo Bestrato per avere un bel prato, sappiate, non ci guadagniamo niente in Bestrato, non ci guadagno niente io dalla vendita di questo libro, pochi centesimi quando saremo in ristampa, che non ci siamo ancora arrivati. È un libro che affronta tutte le metodologie, parla proprio di queste cose, della prevenzione, dei programmi, del contrasto microbico, eccetera, eccetera, eccetera. Lo trovate, il link in descrizione per acquistarlo. Poi, e con questo veramente vi saluto, vi aspetto, sabato 1 maggio alle ore 18.30, San Vito Tagliamento, presentazione del libro. Se non potete venire, andate quantomeno nel link, nella descrizione, scusate, faccio così perché su Facebook è in alto, ma in YouTube è in basso. C'è l'evento su Facebook, condividetelo, che così magari qualche vostro amico che è in zona verrà. Ok, con questo è veramente tutto da Monza, dal parco, dalla scuola agraria del parco di Monza, e da Fabio, un buon lunedì sera, una buona continuazione. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Aia.